Quando sono cominciate le Olimpiadi, lavoro non ce n'è stato più. E noi passavamo mattine e pomeriggi in giro, senza sapere dove andare o che cosa fare. In quel momento ho cominciato a parlare di partire, ancora. L'avevo provato prima, l'avevo letto due volte il libro, prendendo tutti i miei appunti, dove pensavo che avrei potuto fare delle cose, sfruttare degli effetti, scendere di più dentro la storia. Poi in realtà, quando lo leggi tutto dentro la sala, è come un fiume. Questo era quello che cercavo, cioè la cosa più forse difficile è quella non di diventare una voce che racconta una storia, ma diventare un canale per far sì che la storia attraverso di te si manifesti all'esterno e arrivi solo attraverso la voce. Questa è una cosa che non ho mai provato. Quando reciti in teatro, in cinema, hai tante cose e ti alleni quasi a fare arrivare dopo la voce e le parole. Molte volte le cose si devono capire solo vedendo un attore. 3 giorni sono rimasto chiuso dentro la pancia della nave. C'erano rumori pazzeschi, gorgoglii, ruggiti e altro. Poi la nave si è fermata. Ho sentito il rumore dell'ancora che scendeva, che è un rumore che si riconosce subito. A quel punto mi sono chiesto, dove sarò? Il viaggio è tragico, ma comico, umano. È un libro stranissimo, perché è un libro scritto da un ragazzo che poi ha studiato e ha imparato l'italiano prima di scrivere questo libro. Però nel libro ci sono delle assonanze stranissime con delle opere tipo il Candide di Voltaire, poi ripreso da Sciascia, o questo stranissimo libro spagnolo che si chiama Lazzariglio de Tormes. E quindi è strano, perché è una storia vera, ma è anche una storia che ha quasi dei predecessori in letteratura. E d'altra parte, da che esiste il mondo, esistono bambini che vengono abbandonati e devono riuscire a sopravvivere. D'altra parte, leggevo ieri che in un rapporto del 2006, solo in quell'anno sono entrati in Italia circa 7.800 minori non accompagnati da genitori, quindi non parliamo di immigrazione clandestina, ma minori, bambini piccoli che sono arrivati da soli. Quindi questa storia è una storia che in qualche modo potrebbe comprenderle tutte, ognuno avrà chiaramente le sue differenze, le sue origini diverse, ma ho sentito leggendola che era una storia universale, quindi ho raccolto molto volentieri l'invito, perché era un'occasione molto bella per me per fare un'esperienza umana prima di tutto. La mattina, quando mi sono svegliato, in casa c'era solo Francesco, che era più piccolo di me. Ho saputo poi che era preoccupato per la mia presenza, si chiedeva, ma questo cosa combinerà? Io invece la mattina ho avuto paura a uscire dalla stanza e sono sceso, era in mansarda la stanza, solo quando Francesco mi ha chiamato dal fondo delle scale e ha detto che se volevo c'era la colazione pronta. Ed era vero. In cucina, sul tavolo, c'erano biscotti e budino e spremuta di arancia. Spettacolare. Spettacolare quel giorno, spettacolari i giorni successivi, sarei restato lì per sempre. Perché quando sei accolto da qualcuno che ti tratta bene, ma con naturalezza, senza essere invadente, capita che ti viene voglia di farti accogliere ancora di più, o no? Sì, sicuramente si sente questo. C'è un giornalista che ha cercato di riorganizzare in forma di romanzo un materiale che però lui stesso Geda cerca di tenerlo il più possibile spontaneo. Chiaramente poi quando lo devi ordinare, certe scelte le devi fare, però leggendolo veniva voglia quasi sempre di debordare dalla scrittura e di ritornare a un modo di raccontare, quindi tante pause, esitazioni, impennate nel racconto, voci che di tutti questi personaggi che ci sono dentro, ed ha veramente un contenente esplosivo di teatralità, cioè della persona che racconta ad un pubblico. E questo sicuramente è un materiale molto vivo che veramente va fuori dalle pagine del libro. Speriamo di esserci riusciti e che l'audiolibro possa essere il mezzo migliore per far arrivare questa storia al pubblico.